E che tocca di. Stanno ancora a giocare. Stanno al 93 e 92esimo. E per come stanno a giocare, succede di tutto. Ciao ragazzi. Ok. Sta succedendo di tutto, raga. Abbasso poco, ma non troppo, perché comunque voglio sentire, perché sarà un finale di fuoco proprio. Allora, raga, Fiorentina, Atalanta. Un'altra volta 3-3. Adesso attacca l'Atalanta. Vediamo cosa succede. Castagne cerca. Oh! Traversa! No, raga! Traversa di Atebur di testa al 94esimo. Oh mio Dio! Aspettate che non è finita ancora, aspettate. Mamma mia, raga! Che traversa ha preso! Oh mio Dio! Mamma, guarda Ilicic, guarda. Fuori? No, non c'è niente. Mamma, oggi Ilicic, ragazzi, ha fatto il mostro. Mostro sacro, soprattutto nel primo tempo. Il secondo è un po' calato, ma ha fatto veramente gli sfracelli. Ilicic va giù. Vediamo, rivediamo qua, mamma mia, guarda che traversa che ha preso. Madonna, se raga avesse segnato il 4-3, io penso che per la Fiorentina sarebbe stato veramente non difficile, ma parecchio più difficile, secondo me. Perché poi andare là e vincere 2-0 sarebbe stato veramente difficile. Così almeno puoi vincere 1-0, magari fai un gol e ti chiudi in difesa e parti in contropiede. Ce la puoi fare, insomma, anche se la Fiorentina, raga, c'ha una difesa... Oggi si è visto, raga, cioè la difesa della Fiorentina non è che sia sto granché, Vediamo. No, fuori. Ok, ho visto che aveva colpito verso la porta, invece no. Che è successo? È finita. 3-3. Ecco. Pure il telefono è contento. Pure il telefono è contento che sia finita. Mamma mia, raga, che partita. Ma ormai la Fiorentina, raga, fa solo 3-3. Non esistono altri risultati. La Fiorentina, come finisce sta partita della Fiorentina? 3-3. Giocatevi tutte il 3-3. La prossima partita della Fiorentina 3-3 finisce, sicuro. 3-3 o 2-2, insomma, un pareggio con tanti gol, soprattutto 3-3. Madonna, raga, un'altra partita bellissima, ma sinceramente, raga, era proprio la partita che mi aspettavo, proprio tale e quale, senza nessuna modifica, proprio la partita che mi aspettavo. Una partita giocata da due squadre che hanno una difesa un po' schifosella e un attacco più che buono. E così è stato, un pareggio con tanti gol, raga. Sinceramente me l'aspettavo. Non tanto l'inizio dell'Atalanta, perché l'Atalanta è iniziato alla grande, proprio due gol tipo in due minuti. Ha fatto il 16esimo, 18esimo. Ha fatto prima il gol Gomez con un bel tocco morbido. Non è stato proprio un pallonetto, non è stato uno scavetto, però ha fatto un bel tocco. E poi il gol di Pasalic, che ha colpito molto bene il pallone, anche perché era difficile, raga, arrivava un cross anche abbastanza forte e Pasalic di piatto sinistro l'ha messa sotto le gambe di Lafont, che secondo me poteva anche fare qualcosa di più, insomma, se te passa la palla in mezzo alle gambe, insomma, un po' di responsabilità secondo me ce l'hai, però, insomma, oggi Lafont non è che gli puoi di più di tanto, insomma, non è che abbia fatto paperate assurde, assolutamente no. E però prima di questo aveva fatto una mega super parata su Ilicic, palla Ilicic si accentra. Non so parlare, raga. Aiutatemi, non so parlare. Va bene, basta fare il deficiente. Ilicic si accentra, sinistro deviato e io ho visto la palla dentro, la fonte ci mette la mano. Stava accadendo dall'altra parte, ci mette la mano così. Assurdo, una parata assurda. Poi la Fiorentina rimonta in due minuti pure lei, 2-2, prima con un gol di Chiesa, ma lì Palomino, regà, cioè, fa una cosa assurda, cioè, vedi che testa arriva l'uomo, spazzala, pure se la dovessi sparare in tribuna, ma spazzala via la palla, perché non puoi assolutamente regalare il pallone in quella zona di campo, soprattutto se dietro non c'è nessuno, se dice, oh, magari c'è sta uno che te può coprire dietro, pure, ma se Chiesa decide di puntarti, tu non vai da nessuna parte.
Però oggi, però Palomino l'ha fatto una cosa assurda, assurda. Non puoi fare queste cose in Serie A barra Coppa Italia, insomma. Non puoi fare assolutamente questi errori. E Chiesa, insomma, ha fatto quello che doveva fare, è andato da solo verso la porta, ha segnato il 2-1. Poi il 2-2 è stato fatto, a dire la verità, non, ho visto solamente il tiro di Benassi, poi ho rivisto il replay e allora l'ho rivisto tutto. Tra l'altro mi sono fatto la barba, raga, mi sono fatto la barba. Vabbè, ho visto il tiro di Benassi, visto il tiro di Benassi, però il resto no. Il resto no, l'ho visto solo dopo il replay. C'è stata una. Non so se. Allora, non so se è stata azione manovrata bene oppure azione casuale. Perché? Lancio in avanti per Muriel, che controlla il pallone, però secondo me voleva ancora tirare. Voleva tirare lui, però ho visto che in realtà il suo tocco era arrivato buono per Benassi che si è coordinato e ha messo la palla alle spalle di Berisha 2-2. Si va all'intervallo così e già ho detto che questa partita finisce 3-3, 4-4 sicuro. Beh, già come sarà messo il primo tempo. A dire la verità mi aspettavo anche più gol rispetto nel secondo tempo. Ne hanno fatti solo due, solo. Tra virgolette, ma aspettavo tipo 4-3, 4-4, insomma, partite assurde. Ma quando gioca la Fiorentina, ragazzi, è così. C'ha la difesa messa, subisce tanti gol, ma ne fa tanti. Quindi finisce, le partite finiscono 2-2, 3-3, 4-4, 5-4, 1-1, non lo so, 1-4. Insomma, finiscono tutte così le partite. Insomma, poi nella ripresa. Splendido gol di De Roon, splendido, raga. Cioè, io ho visto il non ho visto il pallone che andava verso la porta. Io ho visto solo la porta che si muoveva, il pallone che cadeva dentro la porta. Perché non l'ho visto? È tirata una mina assurda all'incrocio dei pali di esterno destro, assurdo. Che poi ci ha riprovato, tra l'altro, dopo il pareggio del 3-3 della Fiorentina di Muriel. Ci ha riprovato un'altra volta a fare il tiro al volo, stavolta di sinistro. L'ha fatto uguale. Il problema è che poi l'hanno deviato. Quindi stavolta non è arrivato in rete. Sarebbe stato 4-3. C'era stato pure il pareggio di Muriel 3-3, dove Simeone ha fatto una gran cosa. Ha dato una palla spaziale a Chiesa, che a sua volta ha dato una palla spaziale a Muriel, che a porta vuota, insomma, poteva sbagliare. Allora, e poi al 93esimo c'è stata la traversa clamorosa di Atebur di testa. Insomma, io l'avevo vista dentro quella parra. Poi, quella parra! Vabbè, quella palla l'ho vista dentro. Ho detto, questa è entrata. Sarebbe stato. Non mi volevano far scrivere gol in live, che acchiappano tanto. Invece no, devo scrivere semplicemente traversa in live. Vabbè, a parte gli scherzi. E niente, raga, niente. Finisce così con la traversa di Atebur 3-3 e tutto al ritorno. Anche se vedo molto l'Atalanta un po' più favorita rispetto alla Fiorentina, perché. Beh, tre gol in trasferta pesano, raga, pesano. Se dovesse finire in pareggio con meno di tre gol. Per la Fiorentina, arrivederci e grazie. La Fiorentina deve vincere assolutamente, perché io dubito che finisca 4-4 sta partita. Dubito fortemente. Qualsiasi risultato che non sia una vittoria della Fiorentina o un pareggio superiore al 3-3, la Fiorentina può dirsi già spacciata. Niente, raga, secondo me sì, vittoria. Secondo me pareggio meritato per quello che si è visto in campo. Alla fine nessuna delle due ha dominato l'altra. Ci sono state parti in cui è stata meglio l'Atalanta, parti della partita, insomma, vabbè, un gioco di parole. Parti del match in cui è stata migliore l'Atalanta, parti del match in cui è stata migliore la Fiorentina, ma nessuna delle due ha dominato. Insomma, secondo me il pareggio è giusto e alla fine è stata anche bellissima partita. Niente, raga, io direi che. Ci vediamo al prossimo. Tra l'altro, ragazzi, io vi voglio ringraziare tantissimo perché siamo arrivati a 100 iscritti. 100 iscritti, ma io vi voglio bene a tutti. Io, se potessi, verrei, bacerei uno per uno, però non posso perché non vi conosco. Va bene, e non so neanche dove abitate, forse è meglio che non lo saprò mai perché se mai dovessi venire durante la notte nel letto mentre dormite. No, vabbè, non sono così stronzo, vabbè. Va bene ragazzi, allora, grazie ancora per i 100 iscritti. Sicuramente, ragazzi, arriveranno cose per i 100 iscritti. Non vi spoilerò niente, però arriveranno cose. Niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Sempre Forza Inter. Iscrivetevi al canale, continuate ad iscrivervi, ragazzi, perché diventeremo sempre più grandi. Io lo so, col vostro aiuto diventeremo sempre più grandi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete tanti mi piace, seguitemi su Instagram. Tra l'altro, ho fatto la diretta su Instagram, ragazzi, ecco. Ho fatto la diretta su Instagram mentre raggiungevamo i 100 iscritti. È stato veramente pazzesco. Pazzesco, soprattutto per me. Insomma, ho iniziato da poco. Non me l'aspettavo assolutamente. Cioè, raga, ovviamente non me l'aspettavo, però. Niente, raga, ci vediamo al prossimo video.